Bianca. Mattarella S. Puntato. Bianca. Imposimato. Ferdinando Imposimato. Sergio Mattarella. Sergio Mattarella. Mattarella. Ferdinando Imposimato. Mattarella. Bianca. Mattarella S. Puntato. Sergio Mattarella. 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 Imposimato F. Puntato. Imposimato. Mattarella S. Puntato. Mattarella S. Puntato. Imposimato. Ferdinando Imposimato. Onorevole Mattarella. On. Sergio Mattarella. Intenzionalmente sentire l'applauso che al 505esimo voto è scattato in aula, tutta l'aula, abbiamo visto tutta l'aula a applaudire. Sergio Mattarella ha superato il quorum di 505 voti, adesso l'unica curiosità è sapere a quanto si fermerà il conteggio, di quanto lo supererà. Dicevamo, Claudio. Dicevamo che il capolavoro tattico di Renzi è stato costruito per la prima volta, ha scelto una personalità che certamente non rientra nello stretto giro renziano, era la personalità che certamente, ecco, alla scusa, sinistra del vedi suo... Giorgio Napolitano che sta applaudendo, anche lui. Renzi ha seguito lo spoglio insieme a Napolitano, continuiamo a seguire Napolitano, a seguire certamente l'altro. È stato un sostenitore di Stefano Cappellini. Dicevano i giornali stamattina che insomma Napolitano discretamente non è stato del tutto fermo in aula. Discretamente, dire. Si è visto a più riprese. A parte andare al banco della presidenza a salutare la presidenza. Io non so se insomma quanto il percorso di Mattarella, il suo ruolo da Presidente della Repubblica seguirà quello di Napolitano, perché è probabile che si ritrovino a ricoprire il ruolo in due momenti molto diversi, in due fasi politiche completamente diverse. Però non c'è dubbio che esiste comunque un filo che lega Napolitano e Mattarella, e quel filo è nella comune grammatica politica, in quel galateo istituzionale che tutti e due hanno imparato nella Prima Repubblica. Ecco, vediamo queste immagini, sono belle immagini dell'Aula di Montecitorio, il Parlamento, seduta comune, tutto applaude il nuovo Presidente della Repubblica, anche chi non lo ha votato, vedete, è contento, comunque applaude, è un segno di unità della nazione. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità della nazione e come tale è giusto che tutto il Parlamento lo saluti e lo omaggi. Ecco, poi man mano sapremo quale sarà il calendario, ma intanto dobbiamo sapere come si fermerà, a quanto si fermerà, come dire, il conteggio. Mattarella non è un economista, è un giurista, un costituzionalista. Alcuni dicevano servirebbe un economista in questa fase. Secondo lei, neanche Napolitano lo era, un economista, si era occupato di economia, ma non era un economista in senso stretto. Secondo lei questa è una cosa che può, dottoressa De Romani, come dire, pesare in qualche modo oppure no nel parterre internazionale? No, io direi di no. Quello che serve è una persona che tiene unito il paese. Mi sembra che Mattarella abbia tutte le caratteristiche per fare questo, perché chi guarda dall'estero, chi vuole investire in Italia, forse in questi anni ha visto un paese litigioso, diviso, dove c'è incertezza nel sistema, nel sistema giuridico, Mattarella. C'è incertezza nella burocrazia. Quindi avere una persona Bianca. Invece che tiene unito il paese probabilmente darà un impulso anche a Mattarella. Attrarre più investimenti, che negli Mattarella. Ultimi anni ne abbiamo avuti molti meno rispetto ad altri paesi della zona euro.
Rodotà. Allora, mi dicono che Giorgio Napolitano a domanda se avesse votato per Mattarella ha risposto assolutamente sì, e che su Facebook in questo momento è uscito un post di Matteo Renzi che dice buon lavoro Presidente, viva l'Italia. E lo vedete, Giorgio Napolitano non ha perso un secondo per fare, ha solo scelto Facebook piuttosto che Twitter. Non c'è mai stato laureato di in economia Presidente della Repubblica. Sono neanche stati, Ciampi, perché Ciampi era laureato in giurisprudenza. Lettere e giurisprudenza. Sì. Soltanto Gronchi non era laureato in giurisprudenza. Sono tutti laureati in giurisprudenza Presidente della Repubblica. E quindi,